Esattamente, risposta un attimo perché sennò, esattamente 5 stagioni fa, quindi 15 mesi fa esatti, era il 7 giugno, a Palazzo Giacomini, Federica Marcuz presentava il suo primo libro, sempre prodotto dalla cultura, con il saluto Maura Pontoni, che è qui, Barbara Turcolini di Zona Franca, l'assessore Maria Elisanzi, gli altri piano piano li saluto, e che raccontava del suo cagnolino Willy. C'è un posto per qualcuno qui, se volete, c'è un posto qui davanti. Signora. Voce. Voce? Sì. Allora, tranquilli. C'è una continuità. Palazzo Giacomini, quest'anno in biblioteca, che è comunque questo palazzo del 500, mi dici Lazzaro? Sì, qualcosa di... Palazzo del 500, 600, che è comunque un lascito dei Giacomini. Quindi c'è questa continuità che è sottolineata anche da Barbara di Zona Franca, che in Fondazione Giacomini fa molti incontri, laboratori. Il prossimo sarà la premiazione di un concorso nazionale Disegno in Forma, il 14 di ottobre, e i premi in palio saranno proprio i primi due libri. Dico i primi due perché sta già scrivendo il terzo libro, di Federica, il fratellino straordinario, sarà un premio per le categorie tra i 5 e i 7 anni, dimmi se sbaglio, e 8-11. Ginger Bell, che è uscito diciamo oggi, o ieri perché qualcuno l'ha comprato in libreria, sarà invece per le categorie tra i 12 e i 14, 15 e i 17. È un libro dedicato anche all'amicizia, non è soltanto un giallo, tanto è vero che la dedica è proprio agli amici più cari. E mi dispiace che questa sera la sua migliore amica non possa essere presente, infatti era un po' triste Federica per questo. Però sono i casi della vita, non soltanto all'amicizia. Ci tenevo a precisare una cosa, se voi guardate nel colofon di questo libro, io sono accreditato come editor, però non è stato proprio un editing vero e proprio, forse nel seguito ci sarà perché c'è questo contatto fin dai primi capitoli. In realtà nell'ottobre dello scorso anno Federica mi ha consegnato il manoscritto completo del suo romanzo giallo. In pratica io mi sono preso la briga, è diciamo una correzione delle bozze approfondita con diverse stesure, tra l'altro anche aiutato perché c'è qualcuno che mi ha fatto delle sottolineature, adesso non voglio citarlo perché non ci tiene più di tanto, è stato un bel lavoro. Poi parleremo ancora di Federica, però devo passare un attimo la parola all'assessore alla cultura Maria Elisa Angeli. Grazie Norman, buonasera a tutti, vi porto i saluti del sindaco e dell'amministrazione comunale. È veramente un piacere ospitare tutti voi e avere qua la presentazione del tuo secondo libro, Federica, veramente tantissimi complimenti. Stavo pensando oggi, mentre venivo qua questa sera, che insomma tu sei giovane, molto giovane, e sei già al tuo secondo lavoro, quindi questo veramente ti fa onore e tantissimi complimenti. Penso a me, alla tua età, che odiavo scrivere, e mi viene in mente che ogni volta che dovevo fare un tema in classe mi veniva l'angoscia, perché l'italiano per me non è mai stata la mia materia preferita e mi piaceva tutt'altro. Quindi ancora di più provo stima nei tuoi confronti, perché per me la scrittura non è mai stato il mio punto forte. Io non voglio dilungarmi oltre, faccio ancora tanti complimenti a Federica, saluto Barbara, Maura, il presidente della biblioteca Lazzaro Marini e cedo nuovamente... Sì, io faccio un po' da regia a vista. La parola a Norma che questa sera fa da coordinatore. Ecco, la moderatore. Prima di passare la parola a Lazzaro, che è il nostro presidente, non soltanto studioso di storia locale, tanto è vero, ne approfitto per dire, poi quando uscirete... Sulla porta d'ingresso c'è una locandina di una visita guidata alla città di Mantova, Palazzo Ducale, e le iscrizioni si prendono proprio qui in biblioteca. Insieme, organizzata soprattutto dal circolo
dell'immagine e la loggia, abbiamo qui presente il presidente, il segretario Memmi Vendramini e Franco Gottardi, circolo di cui fa parte anche il papà di Federica, Edoardo, quindi c'è tutto un cerchio che si chiude. Permettetemi di sovvertire gli ordini dei ringraziamenti, come ha fatto Federica nel libro, che alla fine mi ringrazia, che mi ha commosso. Io vorrei già ringraziare subito adesso, così poi parliamo soltanto del suo libro. E voglio ringraziare innanzitutto, come ho detto, il Circolo della Stampa e voi. C'erano degli amici, Sandro Pavan, gente che ha a che fare con la cultura, con la letteratura. Ho qui tre pittrici, Silvia Bellinzani, Cristina Bettin e Francesca De Pieri, che hanno fatto una mostra alle prigioni, c'era anche Maria Elisa, sono venute. Tra l'altro di Silvia Bellinzani, proprio in fondo, abbiamo una sua tela, e proprio nel posto d'onore vicino a quella di Bettina Lopez. Quindi abbiamo un po' di tutto. Voglio ringraziare la stampa, qui rappresentata da Gloria Girardini della Tribuna, qui in seconda fila, perché non ha voluto mettersi in prima, che oggi ne hanno riparlato sulla Tribuna, lei, Elena Grassi, che ha fatto addirittura un primo articolo ancora una settimana fa, ed Elena Grassi è docente di cinematografia e mi sa che ha già visto anche una sceneggiatura che potrebbe anche diventare un film. E poi vorrei ringraziare anche Sara De Vido, che ha fatto un bel pezzo sul Gazzettino, che non è potuta essere presente solo perché precedentemente era impegnata all'inaugurazione di una mostra proprio a Venezia. A questo punto poi, se ho dimenticato qualcuno, lo saluterò poi. Lazzaro, la parola a te, io intanto mi siedo un attimo. Benvenuti tutti in Motta, in particolare i mottesi, perché giochiamo in casa. Beh, il piacere è grande, tanto che pensando a questa giovane, ma che è una putea, usando il termine veneto veramente, oggi delle giornate io prendo la mia bicicletta e faccio i giri e guardo questa nostra Motta guardando la odonomastica, cioè i nomi delle vie. Se noi guardiamo quelli di Motta, beh, le muse nella storia di Motta sono state abbastanza generose. Se guardiamo il passato, nella pittura ci ha dato un Pompei Molmenti, grande personaggio, presidente, è stato direttore dell'Accademia delle Belle Arti a Venezia. Abbiamo avuto addirittura un grande musicista che è Luca Lucchesi. Quindi delle muse, tanto la musica quanto la pittura, ha avuto onore. Della letteratura, guardando, ho visto nomi di personaggi famosissimi, ma tutti da fuori. Che sia un Manzoni, che sia un Alighieri, però qui a Motta negli ultimi tempi c'è fervore di questo scrivere, tanto che questa biblioteca ha occasioni di presentare di cittadini mottensi nati a Motta libri che sono diventati anche gloria e famosi. Ecco, l'avere questa giovane è un auspicio che ne è grande. Sicuramente il tempo sarà futuro, anzi ti auguro 100 anni di vita. So che è una nonna qui, posso dire l'età è ultra ha oltre i 90 anni, quindi la radice è buona. 93, ecco la precisa. Quindi vuol dire che la radice è buona. Quindi se giovane così è arrivata già il secondo, se è pronto il terzo, beh, chissà, una via de Motta si chiamerà sicuramente Federica Mapuz. Questo me lo auguro nel pieno. Secondo, ecco, qui c'è invece un aspetto di invidia. Uso questa parola anche se è brutta, ma è un sentimento che i greci hanno sempre espresso nella loro letteratura. Prima di tutto per due cose, perché giovanissima sei capace a scrivere, invece io sono di una pigrizia enorme. In secondo luogo, sfatti un detto che mi serviva delle volte: invidio i tuoi fluenti capelli, non avendone lo guardo, e delle volte per scusarmi dicevo, riprendendo una battuta non mia ma ripresa da altri, che diceva questo personaggio calvo come lo sono io, che per giustificarsi diceva che le teste mal riuscite normalmente domini Dio le copre di capelli. Invece vedo che tu nei tanti hai una testa buona, quindi è veramente un piacere averti qui. E terzo motivo di rallegrarmi, normalmente quest'aula qui quando si presentano libri c'è una serie di persone anziane, invece vedo stasera tanta gioventù. Normalmente i presenti e chi farà articolo della stampa dirà che stasera a Motta di Livenza l'età media dei partecipanti era di 25 anni, fai contenti tutti. Grazie di tutto e a te.
adesso passo la parola a Emilio. Volevo dire che i ringraziamenti che ho fatto prima, tra l'altro mi sono dimenticato della Manuela, che è la responsabile della biblioteca, sono fatti non soltanto a nome mio, ma anche a nome della famiglia di Federica, ed è un piacere che l'abbiano sostenuta in questo talento che non so neanche più come descriverlo, perché ogni volta mi resto emozionato. Posso dire solo quello, che io da lei ho imparato molte cose, lo dico sempre, chi mi conosce lo sa. Per esempio, ho imparato a usare molto più spesso l'uso del punto e virgola. Prima lo usavo molto meno, proprio una volta ogni 10 articoli, adesso magari sono capace di usarlo anche 2 volte nello stesso articolo. E nella scelta delle parole, volevo fare ancora un aggancio a quello che chiamano editing. Quando c'era da scegliere tra 2 parole, allora ce n'era una che magari era più adatta e l'altra magari un po' meno. Però Federica mi diceva, sì, però quella più adatta non rappresenta la mia cifra espressiva, magari non si è proprio espressa così per ripeterle. E allora, o andavamo a trovare una terza, oppure era giusto perché lei abbia il suo stile. Perché io ho visto i primi capitoli del seguito di questo libro e lo stile è intatto. Ovviamente è leggermente diverso del fratellino straordinario, perché erano riflessioni, racconti su un cagnolino, poi le aveva scritti tra i 7 e i 9 anni. Passo la parola a Emilio, che è uno scrittore, anche lui, quindi qualcosa. No, grazie. Devo dire una cosa, che oggi mi sono recato in libreria e ho acquistato questo libro. E devo anche ringraziare Norma, che mi dà la possibilità di dire qualche parola, e naturalmente anche l'autrice. La gioia mia oggi, questa sera, è di vedere, come diceva prima il Presidente, tantissime persone giovani. È difficile che i libri richiamino delle persone. Io nella mia vita forse non riesco a volte a capacitare, ma mi sono innamorato di libri da giovane, quindi quando vedo una persona che si è innamorata dei libri e che ha scritto, non posso altro che essere felice. E penso a 2 persone, ai genitori. I genitori che l'hanno nutrita, perché ci si nutre di cibo, ma ci si nutre anche dei libri. Quindi il fascino anche dei genitori che sono riusciti a trasmettere alla figlia dei libri. Mio padre era un oste, vi dico la verità, che in osteria ho sentito tante cose, ma pochi libri. Forse a volte, non so, la solitudine mi ha spinto a leggere. Un'altra persona che mi sento di ringraziare dopo aver letto questo libro è chi gli ha dato, l'affetto per i libri, perché i libri, la sua insegnante, Silvia, che ho capito chi è. Ecco, la figura del maestro e l'insegnante è una cosa grandiosa. Il maestro è colui che insegna, maestro, colui che crea, colui che dà quella spinta, no? I libri, e dico un'altra cosa, uno che ama i libri, uno che scrive, uno che legge, è una persona fortunata, perché aiutano ad affrontare le tempeste della vita. Ognuno di noi siamo investiti da tempeste, ci sono dei momenti in cui la luce è poca, però un libro ti aiuta a superare. E io devo dire la verità, questa sera, questo libro me lo porterò a casa, rileggerò alcune parti, lo terrò nella mia biblioteca, tra i miei libri. Magari se un giorno verrai a casa mia ti dirò cercalo, perché ne ho tanti. Ne ho 35.000, quindi sarà 35.000 più un libro. La passione per i libri è una passione straordinaria, credimi, è un fuoco che ti arde dentro. Tu pensi che si spenga, non si spegnerà mai, perché avrai sempre bisogno di leggere. E poi, se posso dire una cosa, in un tempo come questo, dove la tecnologia sostituisce, mi sia consentito, anche il cervello, tu ce l'hai, tu riesci a scrivere, riesci a pubblicare. Noi abbiamo in mano un libro che è come una creatura. Chi non ha figli? I libri sono creature. Io ho un nipote che mi segue un pochettino e quest'anno io ti prego, leggilo. L'ho sempre fatto leggere. Gli ho fatto leggere un libro interessante, secondo me, Il Conte di Montecristo, perché in questo libro c'aveva dentro tante cose: la forza, l'onestà, la lealtà e tutto. E se avessi la fortuna di avere dei figli o avessi un nipote che scrive un libro così, ne sarei tanto fiero. Quindi io, guarda, ti faccio i miei auguri, ti dico sempre una cosa, umilmente affronta la vita. Io una volta andai da un grandissimo scrittore, Carlo Bo, rettore per 60 anni dell'Università di Urbino, e gli usai una frase sua che lui scrisse: la vita o si vive o si scrive. E lui disse: io non so cosa ho fatto. E lui per 60 anni era stato rettore, aveva letto tutta la vita, si era commosso davanti alle pagine degli scrittori, aveva ricordato nelle sue pagine tantissimi scrittori, ma dopo la sua morte pochi si ricordano di lui. Complimenti. Ma
preoccupatevi che poi la voce di Federica la sentirete bene adesso dopo le... Volevo che c'è qualcuno in piedi? Qui c'è un posto in prima fila, è peccato vederlo vuoto. Avanti, venite, venite. Soprattutto se sono bambini. C'è anche Cristiano? C'è Cristiano. No, no. Ti abbiamo visto. Sì, non passi in ciao carissimo. Solo per il bene, quindi altra associazione presente. Sì. Potresti. Allora, chi è che viene a sedersi qui, per cortesia? No, perché li vedo lì in piedi, è un peccato. Vabbè, andiamo. Vado a raccoglierli io fisicamente. Allora, io passo la parola alla presidente di Zona Franca, Barbara Turcolin, puoi stare in piedi, puoi star seduta, come volete, e poi a sua volta la passerà direttamente a Maura Pontoni, dell'Orto della Cultura, editrice, che dialogherà un po' con Federica, poi Federica dirà quello che vuole dire, perché io ci tenevo a precisare questo, soprattutto nell'intervista con Elena Grassi, ma anche con la De Vito. Lei ha voluto sottolineare che lei scrive quando si sente, quando ne ha voglia, non deve essere un obbligo, e già questo è molto, però lei vive la sua età, perché ha le amiche, ha lo smartphone, non è che studia piano, studia canto, va a scuola, però nello stesso tempo sa anche mettere le gambe sotto il tavolo, ma non soltanto per scrivere, soprattutto per leggere, perché io che sono qua in biblioteca, che la vedo a venire a prendere i libri della biblioteca, o quelli che compra, o quelli che ci prestiamo a vicenda, leggerai sui 5-6 libri al mese, per la sua età mi sembra, per quello che scrive anche bene, perché ha letto moltissimo. Barbara Turcolin, a te la parola. Allora, buonasera a tutti quanti voi, ho avuto il piacere, mentre ero al tavolo delle coppie, di poter vedere quanti di voi conosco, riconosco, e questo, va bene, coraggio, mi metto in piedi, e questo mi dà il piacere della condivisione, perché quello che mi ha portato qua è quello che porta tutti in un percorso. E questo è un progetto, per me, io chiamo tutto progetto, perché alla fine un po' si inizia così e diventa, no? È un progetto in cui è stata inserita Zona Franca, e la sera in cui Norma mi ha telefonato e mi ha chiesto di mettere patrocinio, per chi mi conosce sa quanto io mi dedico a questa associazione, mi sembrava di andare in vacanza, perché per una volta ho potuto gustare la crescita di un progetto e seguirlo con la gioia e onestamente senza l'impegno. E questo però mi ha portato a trovare tempo. E il tempo che ho trovato è stato, per esempio, di leggere il tuo libro in anteprima. Normalmente io non trovo molto tempo e questa volta mi fa perdere delle piccole chicche, delle piccole cose. E quindi grazie a Norman, perché curando l'editing hai potuto mettere noi come squadra insieme vicino a te. E vicino soprattutto anche alla Federazione dell'UNESCO. Perché, sì, ma io lì ci arrivo, perché questo progetto poi mi ha fatto sentire una cosa che io tengo, a cui tengo tanto, cioè la forza delle relazioni. E se c'è una cosa che viene riconosciuta in effetti all'Associazione Zona Franca è proprio questa. Però io in realtà la riconosco a tutti quelli che mi stanno attorno, è una cosa che ci accomuna. E Zona Franca è un'associazione che infatti ha per diverse cose il patrocinio e la collaborazione del Club UNESCO di Udine, dell'Orto della Cultura e non di meno del Comune di Motta di Livenza. Ci tengo a far notare, con tutto rispetto per il paese in cui io sono residente, che ho detto, che in realtà io sono una mottese. C'è chi dice che non si è profeti in patria, infatti ho cambiato residenza per tornare a fare le cose a Motta, no? Ma in realtà io a Motta mi sento nel mio paese e sono contenta di essere cresciuta qua e di continuare a fare le cose qua. E anche io voglio dire un po' di cose a Federica, ed era la ragione per cui volevo stare seduta, perché volevo andare vicina. E una assomiglia a quella del nostro assessore. Quando io avevo la tua età, in realtà scrivere mi piaceva, però le mie insegnanti dicevano che come scrivevo io non andava bene e non riuscivo a capire, perché a me sembrava che andasse benissimo, onestamente. E qui questa sera ho anche una mia compagna di scuola, delle elementari e delle medie, che magari ricorderà anche qualche mio complesso, no, su queste cose.
Sono cresciuta e ho scoperto che la mia prima comunicazione arriva dalla parola, da quando mi esprimo con le parole. Poi ho imparato a trasferire e la persona che mi ha insegnato a trasferire molto su carta è, lo cito di nuovo, Norman, che ama definirsi con me cattivo maestro. È vero. E...